volevo avere un'informazione, volevo sapere se era possibile prenotare un tampone. Sì. Quanto costa? Questo costa 125 euro. Abbiamo fatto due tentativi. Il costo di un tampone molecolare a Milano in un laboratorio privato supera comodamente i 100 euro, quando per gli ospedali il rimborso regionale è di 63 euro. 87, e qui c'è posto. In Lombardia, nell'epicentro della seconda ondata, i tamponi presso i centri privati diventano troppo spesso un'alternativa obbligata alle lunghe file ai drive-in e ai tempi indefiniti per avere il referto. A maggior ragione per chi ha febbre e sintomi ed è costretto a farsi visitare a casa. Allora, noi effettuiamo il tampone esclusivamente a domicilio. Il nostro tampone è quello rapido antigenico, non è molecolare. E il prezzo è di 150 euro per il singolo tampone. Io ho tre figli. Quello di mezzo, diciamo, la quarantena l'ha fatta a casa di suo papà, quindi hanno speso 200 euro di tampone per poter tornare a scuola. Noi ne abbiamo spesi per ora 230 più 60 euro di sierologico io. Francesca lo scorso 26 ottobre ha scoperto che la figlia più grande era positiva, positivo anche il compagno, mentre lei è risultata negativa. Dopodiché aspettavamo il messaggio dell'ATS per il secondo tampone, per i positivi. Messaggio mai arrivato. Sono passati 20 giorni, non è mai arrivato nessun messaggio, nessun contatto, nessuna chiamata. Per ritrovare la libertà, Francesca l'ha dovuta pagare a peso d'oro. Io sono andata a farlo privatamente, solo esclusivamente perché io devo tornare a lavorare. Siccome sono a casa dal 29, se devo aspettare i loro tempi, visto che ancora non mi hanno chiamata, io sarei dovuta rientrare a lavoro i primi di dicembre, un mese dopo, un mese senza lavorare tanto.